Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Parliamo oggi di San Bernardino da Siena perché lo scorso 20 maggio è stata appunto celebrata proprio la memoria liturgica di San Bernardino e per riflettere proprio sulla figura di questo santo medievale che ha riflettuto molto anche sul concetto di bene comune come predicatore nell'Italia di quel tempo. Si è svolto presso la Libreria dell'Apostolo in Via dei Bastioni a Pescara un convegno al quale hanno preso parte il professor Mauro Bartoli della LUMSA di Roma e invece ha preso parte anche il dottor l'avvocato Aldo l'avvocato scusate Paolo Arquilla, che è il segretario organizzativo del Partito Popolare Liberi e Forti, e ha preso parte anche padre Aldo Dottore Ottavio, responsabile dell'ufficio di pastorale per il lavoro e il sociale dell'arcidiocesi di Pescara Penne. Il professor Bartoli ha incentrato la sua riflessione in particolar modo sul tema dell'elemosina in San Bernardino, uno degli aspetti, ha detto, del bene comune su cui il santo torna più volte nelle sue prediche avvenute in un periodo di crisi. Il XIV secolo fu appunto l'età della crisi, in cui emerge una serie di problemi. La convivenza nelle città è difficile, c'è la peste che uccide molti ed è un fenomeno sociale. Entrano in crisi le banche, non solo a Firenze, e poi c'è un equilibrio che si rompe con lo scisma che porta praticamente all'elezione sostanzialmente di tre papi. È il tempo della guerra dei 100 anni e le guerre sono continue anche in Italia. Si diffonde l'idea che il mondo sta per finire e anche Bernardino inizia da questa idea, anche se poi con il Concilio di Costanza, che elegge il primo Papa dell'unità ritrovata nella Chiesa, non c'è più quel clima di paura, ma la voglia di vivere l'oggi. E Bernardino predica su come si vive perché questa sia una società cristiana. Si diceva dunque della centralità del tema dell'elemosina in San Bernardino, secondo cui la terra è di tutti e l'elemosina, così dice il santo richiamando la Bibbia, è restituire al povero ciò che è già suo. San Basilio e San Giovanni Crisostomo, ha detto il professor Bartoli, avevano spiegato bene l'elemosina. Il primo è all'inizio dell'impero, l'altro sarà una sorta di martire proprio per i suoi atteggiamenti e la sua predicazione legati a questo tema. Ma a Firenze, al tempo di Bernardino, il tema è molto sentito. I fiorentini ricchi pensavano sostanzialmente di esserlo troppo poco. E Bernardino, già nel secondo giorno di Quaresima, dedica proprio la sua riflessione al tema dell'elemosina e fa un richiamo particolare. Ascoltiamo che cosa ha detto il professor Bartoli. Bernardino ripropone ai fiorentini l'idea di partenza di tutte le scritture, a cominciare dal Deuteronomio. Il povero, l'indigente, non è altro che il fratello, verso il quale l'elemosina è solo un obbligo di restituzione. Per spiegarsi meglio, Bernardino si rifà all'insegnamento di noti teologi francescani alla Summa di Alessandro di Hales. L'obbligo dell'elemosina viene così esplicitato in tre distinzioni, e cioè la prima, cosa ti obbliga a dare l'elemosina, la seconda, a chi tu sei obbligato a dare l'elemosina, la terza, chi ti obbliga a farlo. Le risposte sono quanto mai chiare. L'obbligo di fare l'elemosina discende dalla legge naturale, dalle scritture, dalla grazia e dalla legge della Santa Chiesa. In particolare, interessante riferimento alla legge ecclesiastica. Qui Bernardino cita molto il decreto di Graziano, cioè la legge canonica. Nel decreto, alle cinque distinzioni, la Santa Chiesa determina che quando vedi alcuna persona in necessità di vestimento, o di mangiare, o di bere, o d'altro bisogno, e non lo sovvieni, è uno negare Cristo e la fede. E ancora, leggi nel decreto alle 47 distinzioni il capitolo che dice sicut, dice quello che ti trovi più nel granaio che non ti bisogna, e così il vino, è dei poveri.
Il vestimento di soverchio è dei poveri che ti muoiono di freddo e tu rubi il loro, che non dispensi loro quello che Dio ti ha fatto dispensatore. Allora, questo è un discorso molto importante, cioè noi questa cosa, dice, la proprietà privata è un furto, pensavamo che fosse una cosa comunista, altro che comunista, questa è una cosa detta molto tempo prima, molto tempo prima. E allora è nel decreto di Graziano addirittura, e Bernardino se ne fa portavoce. C'è il senso del diritto dei poveri. L'elemosina cessa di essere un atto di religiosità personale per acquistare tutto uno spessore sociale. Si tratta di colmare un debito. Dice il decreto che chi ritiene la roba che può dare a chi ha necessità e non la dà, è come se la rubasse loro. E poco più sotto, tu hai la roba loro e non la dispensi ai loro creditori. La roba superchia è loro. Cioè, c'era un brano, c'è un versetto del Vangelo di Luca che era nella traduzione della Vulgata: quod super est date in elemosina. Cioè, quod super est, ciò che è superfluo va dato in elemosina. E nel Medioevo si è lungamente discusso che cosa sia questo superfluo, ma certo era considerato superfluo praticamente al di là del vitto, del cibo e della casa, tutto il resto è superfluo di fronte al bisogno dell'altro. Allora, c'è una lunga tradizione, ma questa tradizione è chiaramente legata alla storia di San Francesco. Io adesso non posso parlarvi di San Francesco, io ne approfitto per fare un po' di pubblicità, tanto perché è così. Allora vi faccio vedere un lavoretto che io ho fatto, questo si chiama Pater Pauperum, Francesco Assisi e l'elemosina, perché Francesco d'Assisi è uno dei grandi che pensa questo. Allora, per Francesco d'Assisi talmente bisognava restituire ai poveri che se lui incontrava qualcuno più povero di lui, lui dava, anche se questo voleva dire togliersi il cappuccio del suo, non aveva niente Francesco di suo, però se trovava qualcuno che era ancora più povero dava persino il cappuccio della sua pelle. Praticamente anche il necessario. Cioè Francesco arriva a un punto di lettura di questa tradizione assolutamente straordinario. Vabbè? Allora, Bernardino è figlio di Francesco, non c'è dubbio che c'è un legame tra queste due storie. Bernardino riprende quest'idea e fa della elemosina la possibilità di creare un circolo. Allora, sarebbe lungo adesso anche spiegare che Bernardino è alla base di una nuova idea economica. L'osservanza, cioè il movimento che prende avvio da Bernardino da Siena, sarà quel movimento da cui nascono i monti della carità, i monti dei frumentari, cioè che cosa sono? Sono queste cooperative in cui si mettono insieme dei beni per poter sovvenire al bisogno nel momento del bisogno, va bene? Qual è l'idea che Bernardino produce? L'idea è che non è la ricchezza in sé un male, ma è la ricchezza quando la si sottrae al bene comune. Ecco perché se la prende tanto con le vesti delle donne, così come se la prende col gioco d'azzardo, così come se la prende con tante cose che sono la speculazione sulla ricchezza. Bernardino pensa che è legittimo crescere nella propria anche ricchezza, purché il provento dell'accrescimento della ricchezza venga sempre rimesso in circolo, perché deve andare al bene di tutti, della società nel suo complesso. Questo è il criterio fondamentale. Allora, l'elemosina, in questo senso, nella prospettiva di Bernardino, è il motore dell'economia, perché è quello che obbliga anche l'imprenditore, anche chi guadagna, eccetera, eccetera, a rimettere in circolo il proprio guadagno e quindi a creare una ricchezza ulteriore per tutti.
Presente all'incontro, si diceva anche l'avvocato Paolo Arquilla, segretario organizzativo del Partito Popolare Liberi e Forti, il quale ha tra l'altro richiamato alla necessità da parte dei cattolici di come dire, dare la loro testimonianza anche civile e politica nella società italiana. C'era anche padre Aldo D'Ottavio, che è il responsabile, si diceva, della pastorale, dell'ufficio di pastorale del lavoro del sociale dell'arcidiocesi di Pescara Penne. Ascoltiamo uno spunto tratto dal suo intervento. Io credo che il discorso etico oggi, un discorso etico non riduttivo come a volte si fa soltanto per quelli che imbrogliano, ma il discorso etico deve essere insito all'attività, nella polis, all'attività in tutte le dimensioni che il cittadino vive. E il discepolo, il credente, non lo so, non voglio essere pessimista, non so fino a che punto siamo veri testimoni etici sul fronte economico e sul fronte politico. Se noi pensiamo al problema così grave dell'evasione fiscale, non è che lo fanno i non credenti, ci saranno anche i non credenti, però attraversa, è trasversale, e lì è questione etica. Non puoi parlare di bene comune se non si recupera un comportamento di responsabile della polis, responsabile, ecco, della collettività. Guardiamo l'urbanistica, Pescara, esempio, l'ambiente, Papa Francesco l'ha dato, sì, cioè, come si gestisce il bene comune di una città? Se non si recupera un senso profondo, etico, prima di tutto di natura civica, e poi se c'è anche di fede religiosa, ancora meglio, ecco, di come. Qui noi abbiamo un degrado urbano, abbiamo, ecco, cioè voglio dire, parlare del bene comune al di fuori della storia, o meglio in termini di analisi storica, è interessantissimo, però io credo che oggi dobbiamo circostanziarlo, non era l'obiettivo di questa sera, assolutamente, no? Qui non è un appunto, è assolutamente. Però credo, almeno per noi che stiamo ascoltando, ecco, allargare la prospettiva. Bene comune oggi deve fare i conti con realtà che Beato lui e San Bernardino non aveva. Oggi la interconnessione, interdipendenza mondiale. Cosa significa bene comune in un contesto di globalizzazione? Il buon padre Sorge parlava, poi l'hanno preso con i papi, ecco, socializzare la solidarietà, è una bella parola. A livello globale, cosa significa? Un imprenditore cattolico delocalizza o non delocalizza? E se non delocalizza, come regge la concorrenza e la competitività? Come l'elemosina, no? Poi, l'elemosina, come la traduciamo in termini moderni? Mentre lei parlava, pensavo, non potremmo tradurla forse in democrazia economica? Cosa significa la partecipazione del cittadino in termini diretti, non più di delega, nella gestione economica di un paese? Cioè, la democrazia economica, quale, dico questo perché a suo tempo, da più giovane, facevamo delle battaglie su questo fronte qui. La democrazia economica potrebbe essere l'espressione attualissima, ecco, dell'elemosina, dove non è più soltanto il soggetto che dà al povero, ma diventa strutturale per certi versi, che a un certo punto diventa strutturale, ecco, dove la ricchezza, il bene, diventa partecipato da tutti. E dove il povero trova l'aiuto non tanto quello non mancherà mai la carità immediata, ma dalla struttura dello Stato e dalla struttura della polis, che diventa, ecco, d'aiuto strutturale, cioè. Io a volte non voglio parlare difficile, Pescara, voi state a Firenze, che a Roma, che all'Aquila, ma tutti questi poveri che girano nelle nostre parrocchie, ma è possibile che non ci debba essere una soluzione strutturale per questa povera gente senza fissa dimora? Cioè, lì manca il senso civico, manca il senso dell'umanità, perché in fondo poi San Marino a cosa s'appella? S'appella al discorso evangelico, la persona, figli di Dio, l'ecclesia, dunque la comunità ecclesiale, in un contesto di cristianità diffusa lo poteva fare.
Oggi noi dobbiamo convincerci che in Italia la cristianità è minoranza, ma non ne siamo mica convinti. E bisogna fare i conti. Cioè, bisogna fare i conti che il progetto della società cristiana medievale, secondo me, non so, secondo voi, non regge più, e chi lo tiene nel subconscio e propone delle cose in questo senso, non ha prospettive oggi, assolutamente. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi. A risentirci.